temi dell'umano. La narrazione della bioetica, a cura di Stefano Degli Abbati. Un saluto a tutti gli ascoltatori dell'appuntamento di Bioetica. Nell'ambito del sapere medico, così come probabilmente in altri campi della cultura, i greci potrebbero essere stati sì i padri, ma forse gli egiziani i nonni. È questa l'idea guida di un delizioso volumetto scritto per la casa editrice Piccin da Paola Cosmacini, medico radiologo ed esperta di storia della medicina, dal titolo Il medico d'oggi è nato in Egitto, alle origini del pensiero medico moderno. Abbiamo il piacere di averla ai nostri microfoni. Certamente, da una parte il padre Ippocrate ha tenuto conto di ciò che è successo prima. Prima vuol dire 2500 anni di storia. I greci sono arrivati ben prima di Alessandro, qualche centinaio di anni prima, e hanno trovato un Egitto ricco, sapiente, ricco di tanto e anche di medicina e di sapere medico. E poi c'è da dire un'altra cosa, che prendendola a sé stante questa medicina ci rimanda dei gesti e delle idee molto preziose. Quali sono le idee guida del pensiero medico egizio? Prendo a prestito le parole dell'antropologo Lévi-Strauss, che ci dice che le culture dette primitive ci incoraggiano a scoprire una segreta armonia tra l'intellegibile e il sensibile, perché è proprio l'armonia che le culture primitive ricercarono, che è questo che oggi andiamo cercando. Il capitolo conclusivo si intitola Cuore e ragione, no? Ecco, forse aveva molto a che fare con quello che stavi dicendo tu. Il pensiero medico e il pensiero tutto degli egizi vedeva il cuore al centro del mondo e quindi anche al centro del pensiero medico. Quello che possiamo dire è un cuore sia anatomico che, come dicevano loro, mentale, cioè sede dell'intelligenza, della memoria, delle passioni. Certo, è affascinante, leggendo il tuo libro, vedere come quasi tutto si è deciso in questo scambio di saperi, di culture, in parte ce l'ha rimasto celato, in parte è rimasto nei testi, dentro la culla del Mediterraneo è accaduto tutto qua. È rimasto celato, è rimasto sotto la sabbia, come sono rimaste tante cose, i templi, le opere d'arte. A un certo punto l'Egitto si è disvelato e, come dicono gli egittologi, con Champollion è tornato a parlare. Ecco, nel momento in cui è tornato a parlare hanno parlato anche i medici, si sono letti e si possono leggere. Il geroglifico è geroglifico, sì, d'accordo, ma è anche facilmente traducibile. Ci sono delle belle traduzioni adesso dei papiri medici e quindi può tornare tranquillamente a far parte del nostro patrimonio di medico e della nostra cultura. Farmaci e pozioni, incantesimi erano somministrati in tutte le combinazioni possibili, perché la magia entrava nella medicina come entrava in tutto il mondo egizio. Quindi certo i papiri medici sono dei papiri che hanno una grande sistematicità, anche se vogliamo dire razionale, ma c'era anche molta magia. Ma è oggi dimostrato che questo effetto placebo che è dato in quel periodo dal gesto magico ha una portata curativa ben valutabile e addirittura misurabile nei programmi di studio che ci sono randomizzati adesso, e l'effetto placebo è molto importante. Tra l'altro, la valorizzazione di questo gesto magico è stato perfettamente interpretato alla fine dell'Ottocento da un medico e da un egittologo. Il medico era Jean-Martin Charcot, che ha fondato la neuropatologia in quegli anni, a fine dell'Ottocento, a Parigi, e Victor Loret, che insegnava egittologia a Lione, è un grande archeologo. Ecco, hanno capito entrambi che la fede guarisce, cioè lo stato psichico attivato dalla fede influisce sulla guarigione, e lo diceva Victor Loret quando diceva che il papiro Ebers inizia con la frase: la formula magica è buona per i rimedi e i rimedi sono buoni per gli incantesimi.